Ciao, io sono Francesco e vi prego di fare silenzio perché stanno dando da mangiare ai pinguini. Dentro il pesce ci sono delle piccole pasticche che sono vitamine e gli servono le vitamine perché gli fanno bene. I pinguini sono uccelli, però non usano le ali per volare, ma per nuotare. Questi pinguini vivono in Sudafrica, però ci sono altre specie di pinguini che vivono al Polo Nord, al Polo Sud, in America, in Sud America e in Australia. Questi pinguini sono molto rari perché vanno in via d'estinzione, perché l'uomo pesca troppo pesce e delle petroliere si sono rotte vicino alla spiaggia dove vivevano i pinguini e quindi sono morti molti pinguini. Bravo. Salve a tutti, oggi siamo agli incontri bestiali e io mi chiamo Gabriele. Oggi vi presenterò un animale, un rapace, che mangia carne e quindi dovete stare tutti fermi e vi prego di avere del silenzio. Allora, oggi vi presenterò un rapace diurno, una poiana che si chiama Yuma. Che è quella lì. Questi animali vivono in branco e cacciano e si chiamano rapaci perché mangiano carne. Questi animali sono gli unici rapaci che vivono in branco e poi il processo di catturare una preda cattura la lepre e la femmina la uccide. E questo sarebbe il maschio e la femmina. Il maschio cattura la lepre e la femmina la uccide. Yuma! Yuma! Anche per me. È una poiana di Harris. Brava. Pronto? Stringi questo? Tira sul braccio. Perfetto. Ha fatto? Questo è il rapace di turno che vive di notte. Si chiama Artù, è un gufo reale. Ma guarda la festa. Ci vedo bene di notte. È fighissimo. Ha le ali che non fanno rumore perché ha della peluria che sente di non far rumore. Invece quelli dei piccioni lo fanno. Ciao. Questo è tutto di incontri bestiali. Questo è tutto di incontri bestiali.